Ciao, benvenuti sul canale di Strega Gremori. Vi invito a seguire il mio corso di esoterismo e di occulto gratuito che caricherò sul canale e vi invito a richiedere di far parte del gruppo privato Strega Gremori su Facebook. Sul gruppo privato, oltre ai video che vedete già sul canale YouTube, verranno aggiunti altri contenuti e commenti e altro. Di cosa parliamo oggi? Di riconciliazione. Riconciliazione con cosa stavolta? Chi ci viene in aiuto? Ci viene in aiuto l'energia dell'universo, l'energia dell'acqua, quindi un rituale per farvi capire, per spiegarvelo in parole molto semplici, un rituale bianco, nel senso che non andiamo a evocare nessuna entità. Quindi un rituale completamente bianco, un rituale molto semplice. E che però nella sua semplicità va a richiedere l'aiuto di che cosa? Come ho detto prima, dell'energia dell'universo e dell'energia dell'elemento acqua. Quindi un rituale, come potete capire, potentissimo. Io ho parlato già in uno dei primi video dei quattro elementi della natura, quindi terra, fuoco, acqua e aria, elementi che ci aiutano sia nella purificazione che in tutti gli eccisi. Quindi il fatto che non andiamo a chiamare il nostro aiuto un'entità, non vuol dire che il rituale non sia potente, non sia forte. Questo rituale è semplicissimo, con materiale veramente, veramente povero che trovate in casa e allo stesso tempo potente perché noi chiediamo all'universo di aiutarci. Cosa ci serve? Un barattolo di vetro o di cristallo che sia pulito, magari con l'ingresso abbastanza largo. A me piace usare per questo rituale. Quando si tratta di amore, questi recipienti, queste boccettine a forma di cuore. Perché noi andiamo oggi a chiedere l'aiuto all'energia dell'universo, all'energia dell'acqua? A cosa serve questo ecciso? A riconciliarci con una persona. Quando questo, intendiamoci, non è un legamento. Non mi scrivete domani mattina, ma io lo posso usare che ho conosciuto quel ragazzo e mi piace, però lui non tanto mi guarda. No, assolutamente, questo non è un legamento. Questo è soltanto un ecciso di riconciliazione per conseguire una riconciliazione veloce con chi? Con un collega di lavoro con il quale abbiamo litigato, questo litigio ci causa dei danni, ci causa anche dispiacere, con nostra madre, con nostro padre, un fratello, una sorella, un cugino, un amico, il nostro marito, il nostro fidanzato, una vicina di casa, siamo state sempre tanto amiche, tanto in buoni rapporti e per una stupidaggine di condominio siamo arrivati a un litigio, siamo molto dispiaciuti per questa cosa. Quando va utilizzato nei casi di litigio con delle persone e quando si richiede una riconciliazione. Naturalmente ci sono altri modi per riconciliarsi con una persona, perché dobbiamo fare affidamento alla magia, vi chiederete voi. Per quale motivo ho bisogno di andare a prendere un barattolo di vetro e a fare questo rituale? Questo si usa quando ci sono delle persone di fronte a noi, per esempio abbiamo litigato con nostro fratello. Nostro fratello ha un carattere molto orgoglioso, molto spigoloso. Diciamo che ama servare molto rancore e noi richiediamo un aiuto per questa riconciliazione alle forze dell'universo e in questo caso all'energia dell'universo, all'energia dell'acqua. Quindi chiediamo un aiuto per tranquillizzare questi spiriti, diciamo, un po' indomabili, queste persone un po' forti di carattere. E vi posso garantire che il risultato di questo rituale, di questo lavoro, è unico perché nella sua semplicità si avvale dell'energia dell'acqua, che è uno degli elementi che io amo. Prendete il recipiente, scrivete all'interno se avete la fotografia, ci mettete la fotografia. Se non avete la fotografia, prendete un foglio e una penna. Se si tratta di una questione, di un litigio con la vostra fidanzata, col vostro fidanzato, con vostro marito, con vostra moglie, quindi questione di cuore, meglio utilizzare una penna rossa.
Scrivete il nome della persona con la quale vi volete riconciliare. Se avete una fotografia, lo fate dietro la fotografia. Nella fotografia la persona non deve essere in compagnia di altra gente, ma deve essere da solo. Se non avete una fotografia a disposizione, prendete un pezzo di carta. Quindi il pezzo di carta è facoltativo. La fotografia sarebbe la cosa migliore. Prendete la fotografia, dietro la fotografia scrivete 3 volte il nome della persona. Ripeto, se non avete la fotografia, un pezzo di carta. E scrivete il nome e cognome della persona. Mario Rossi. Mario Rossi. Mario Rossi. 3 volte. Piegate il foglio di carta in questo modo. Se è una fotografia, piegate la fotografia, la inserite nel barattolo. All'interno ci mettete del ghiaccio che quando io l'ho preso per girare il video era ancora intero, adesso si è sciolto. Nel momento in cui inserite il ghiaccio, quanti cubetti? 3, 4, 5, io ne avevo preparati 4 ma sono diventati acqua. Quindi se la domanda è quanti cubetti di ghiaccio devo mettere, 2, 3, 4, ecco, mettetene magari 3, 4, dipende anche dalla grandezza del barattolo, dalla grandezza dei cubetti, 3, 4 cubetti. Ponete le mani e concentratevi sulla persona che volete riconciliare. Chiedete all'energia dell'universo, all'energia dell'acqua, ponendo le mani, di aiutarvi a riconciliarvi con questa persona. Dopo qualche minuto di concentrazione, inserirete all'interno del barattolo una calamita. Io per questioni d'amore utilizzo anche queste rosse a cuore. Ora, non mi dite, ho litigato col mio fidanzato, però non riesco a trovare da nessuna parte la calamita rossa a cuore. Io queste le ho trovate in un negozio, le ho comprate e per questioni di cuore utilizzo questo tipo di calamita. Ma qualsiasi tipo di calamita va bene, anche per le questioni di cuore va bene una calamita semplicissima come questa. E poi inserite all'interno del barattolo dello zucchero per addolcire la situazione. Basta una bustina di zucchero, anche zucchero di canna, oppure un cucchiaino, ok? Chiudete il barattolo, dopo aver inserito, ripeto, la fotografia o in assenza della fotografia il pezzo di carta, aver scritto 3 volte il nome della persona che volete che si riconcili con voi, piegate, mettete all'interno il ghiaccio, concentratevi sull'energia dell'universo, l'energia dell'acqua, chiedendo aiuto, poi inserite la calamita, lo zucchero e chiudete. Come vedete, semplicissimo. Ripetete l'orazione. Ve la traduco dallo spagnolo, la leggo e ve la traduco dallo spagnolo. Energia dell'universo, energia dell'acqua. Io, strega Gremory, pongo e chiedo che Mario Rossi calmi la sua rabbia, calmi la sua rabbia e congeli il risentimento nei miei confronti. Ti chiedo che da questo momento Mario Rossi rientri a far parte della mia vita con tranquillità e senza nessun pregiudizio per la nostra relazione. Assi sea, così sia. Questo lo conservate in un posto tranquillo nella vostra casa. Se avete litigato con un collega di lavoro, ve lo potete pure portare al lavoro e lasciare nascosto nella scrivania, nel cassetto della vostra scrivania. Cosa ce ne facciamo di questo? Nulla, lo lasciate lì fino a quando non vi siete riconciliati con la persona e voi vedrete che entro 36 ore voi avete fatto pace, anche se era un mese che non vi parlavate.
ve lo garantisco, provateci. Nel momento in cui vi siete riconciliati con la persona, che può essere la suocera, una cognata, un'amica, prendete il contenuto, vabbè, il ghiaccio naturalmente si sarà sciolto, e lo lasciate in un posto bello, quindi, non so, in un prato fiorito, in un parco dove ci sono fiori. Non lo volete portare fuori casa, allora a casa vostra lo sotterrate all'interno di un vaso bello, un vaso di fiori, un posto fiorito dove ci siano fiori, non fiori con spine, perché in magia le spine, come si dice in italiano, tagliano i lavori, non ve lo so tradurre in italiano, annullano i rituali, ecco, diciamo così. Quindi in un posto fiorito, bello, che sia un vaso privato di casa vostra o un vaso o un parco, un posto all'aperto dove ci siano fiori senza spine. Naturalmente lo zucchero, la fotografia o il foglio di carta o la calamita, perché il ghiaccio naturalmente mezz'ora e si scioglie. Vi invito a iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo rituale e se volete anche vedere anche tutti gli altri video che ci sono all'interno del canale di Strega Gremory. Nel frattempo per questa sera è tutto, mi avete dedicato solo poco più di 10 minuti. E della boccettina, cosa ce ne facciamo della boccettina? La possiamo lavare e la possiamo riutilizzare per gli altri cisi. Due raccomandazioni che dico sempre e non mi stancherò mai di ripeterlo. I contenitori, tutto il materiale che noi usiamo per la magia, che siano bottigliette di vetro, che siano barattolini, io addirittura ho le penne a parte per i miei eccisi. E tutto quello che utilizziamo, lo zucchero, io me lo sono prima incantato, le candele, dei bicchieri, dei recipienti, tutto quello che viene utilizzato per la magia deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per la magia, non per la cucina. Non ci preparate l'olio per l'insalata di pomodoro nelle boccettine. Anche i fiammiferi che io li compro e li utilizzo solo ed esclusivamente per accendere le candele per i miei eccisi. Per i rituali non mi sogno di utilizzarlo per accendere il gas. Fosse l'ultimo fiammifero che mi è rimasto, io esco a comprarli. Il vasetto lo lavate e lo riutilizzate per altri eccisi. Seconda raccomandazione. In magia non si usa la plastica. Nei miei lavori non mi avete mai visto utilizzare plastica. Vetro, cristallo, coccio, ceramica, vetro soffiato, quello che volete, ma non la plastica. La plastica non si utilizza in magia. Per quanto riguarda questo ecciso, il barattolo, oltre ad essere un barattolo di vetro, deve essere un barattolo trasparente. Mi ero dimenticata di dirlo all'inizio, parlando ora del materiale che non si utilizza in magia, quindi la plastica, mi sono ricordata di dirvi che il recipiente deve essere trasparente. Credeteci in questo rituale, perché l'energia dell'universo, l'energia dell'acqua è potentissima. Voi vedete che avete un litigio con vostra sorella, non vi parlate da 2 mesi, una volta che utilizzate questo ecciso vedrete come le cose miglioreranno, anche con vostro marito. Non lo dovete fare quando siete in tribunale e state divorziando, no. Se avete litigato con vostro marito e non vi parlate, lui ha un carattere forte, oppure in casa vi parlate, il minimo indispensabile da 2 settimane ormai, perché avete avuto un brutto litigio, vedrete che questi caratteri forti, questi caratteri che sembrano indomabili, voi li potrete domare con l'energia dell'universo, l'energia dell'acqua. Io vi ho fatto vedere
questo diciamo barattolino a forma di cuore e la calamita a forma di cuore solo per mostrarveli. Ma non mi chiedete, ma io ho litigato col mio fidanzato, ma non ce l'ho una boccettina a forma di cuore, perché va bene anche questa, perché va bene anche questa, perché va bene anche questa. Io ve li ho soltanto voluti mostrare. L'importante è che siano di vetro e che siano trasparenti, possono essere di cristallo, l'importante è che siano trasparenti e puliti. D'accordo? Rituale semplicissimo che inserirò sul canale di Strega Gremori, perché mi fa piacere che una cosa anche così semplice, che può fare anche una ragazza di 18 anni, di 17 anni, che si sta cimentando con la magia adesso e comincia, questo è un rituale semplice, un rituale col quale non si scherza, perché stiamo chiedendo all'energia dell'acqua, all'energia dell'universo, quindi un rituale a tutti gli effetti. Cosa vuol dire? Che prima di cominciare un ecciso, qualsiasi ecciso noi dobbiamo fare, ci dobbiamo lavare le mani con il sale grosso. Ricordatevi, nella sua semplicità, dovete rispettare le regole. Questo è uno dei primi che io ho fatto quando ero ragazzina. Quando le mie amiche litigavano con il fidanzatino, io gli facevo fare questo. È personale, non lo potete fare per altre persone. Quindi, alla domanda, la mia amica ha litigato col suo fidanzato, ecco, se lo deve fare la tua amica. Questo è un rituale personale. E mio fratello e mia sorella non si parlano da 6 mesi, ok, se lo deve fare uno dei due, non lo potete fare voi per terze persone. E io iniziai proprio con questo è uno dei primi rituali che io ho fatto. Ci sono molti di voi che mi dicono: io sto studiando, io mi sto cimentando, però ho paura di cominciare, eccetera, eccetera. Ebbene, io ho deciso di inserire nel canale qualche rituale semplice dove avete la possibilità di, fra virgolette, cominciare. Questo non vuol dire che non siano potenti, questo non vuol dire che non abbiano la loro importanza, perché sia che siano evocativi, quindi angelo dell'abbondanza, San Giorgio e quant'altro, o che siano di magia, come dite voi, bianca, quindi che richiedono l'aiuto degli spiriti della natura, quindi la terra e il fuoco, sono importanti e sono validi e forti. Anche questo, abbiamo convocato a noi l'universo e l'acqua. Spero che questo rituale vi sia piaciuto e spero anche di avervelo spiegato in maniera molto semplice. Un abbraccio, anche per oggi è tutto. L'ultima cosa, mi sono ricordata adesso. Questo è un rituale che potete fare sia di notte che di giorno, però se lo fate in luna crescente è meglio. Questo non vuol dire che non lo potete fare in luna calante, però se siete soprattutto alle prime armi con la magia, la luna vi può aiutare parecchio, e farlo in luna crescente, un rituale di riconciliazione, vi assicuro che è molto più efficace che farlo in calante. D'accordo? Da Strega Gremori è stavolta davvero tutto. Un abbraccio e ricordatevi di iscrivervi al canale.